chiamano Miracle Man, ha 90 anni ed ha vinto la sfida contro il coronavirus. Si chiama Enzo Carnaroli, ha origini fanesi e dal 1956 abita in Pennsylvania, Stati Uniti. A raccontarci la sua storia via Skype è stata la nipote Lucia Carnaroli, residente a Jesi. Era una famiglia Carnaroli che praticamente mio nonno aveva 4 figli e siccome quegli anni erano anni un po' di sacrifici, erano 4 figli, 2 sono andati in America e 2 sono rimasti qua in Italia. E lui è stato il primo che è partito, è stato richiamato là con un visto per lavoro da una zia, una sorella del padre che già era espatriata. Era sposato lui e dopo 2 anni è stata richiamata la moglie. Dopo la morte della prima moglie, Enzo si risposa nel 99 con Joanne, con la quale adotterà Josephine. Oggi lo rivedrò e lo riporterò a casa. Questo è tutto ciò che mi importa. Queste le parole della moglie quando ieri, dopo 3 settimane di dura lotta contro il virus, Enzo è stato finalmente rilasciato. Era lo scorso 31 agosto quando la stessa Joanne aveva accompagnato il marito al Riddle Hospital in Delaware County. Una prima diagnosi, infezione urinaria, poi coronavirus. Mi dicono che zio è ricoverato all'ospedale per un'infezione alle vie urinarie e dopodiché non riuscivano a curarlo, cioè tutti i medicinali non riceveva, per quanto lui è sempre stato molto un uomo forte, un uomo combattivo, insomma, ma era stato ricoverato perché aveva sta febbre e queste infezioni alle vie urinarie. All'ospedale hanno capito che aveva, poi l'hanno trasferito nei reparti di coronavirus. Però ecco, è stata un po' una sorpresa perché sono stati molto attenti. Ne ci voleva, mi ha scritto mia cugina, 4 litri d'ossigeno. È uscito senza niente adesso, avete visto dalle foto, proprio è fortissimo. Però hanno capito che con la cura del plasma, gli hanno dato del sangue, il plasma con gli anticorpi, e pensano proprio che sia stato quello che l'ha aiutato a riprendersi, a reagire, insomma. Ne è uscito vittorioso nonostante l'età, come testimoniano i guantoni che gli hanno fatto indossare una volta uscito dall'ospedale. Ad attenderlo tutta la sua famiglia in festa e l'abbraccio commosso della moglie, come si può vedere dal servizio di ABC News. Lui ha detto sempre che bisogna ascoltare i medici, fare quello che ti dicono loro e crederci, non mollare mai. Queste sono state le sue parole appena uscito dall'ospedale. Non mollare mai, crederci sempre di farcela. Cioè lui è un tipo molto forte, ha combattuto anche contro un tumore al colon 20 anni fa, quindi è una tempra bella forte, però comunque 90 anni sono 90 anni. E lui ha detto questo, ha detto adesso voglio tornare a casa, però è stato molto bravo. Anche le infermiere che le hanno intervistate ha detto non credevamo mai che fosse una persona così combattiva. Infatti gli hanno messo sti guantoni perché era proprio un combattente, uno determinato.